In questo episodio andrò a raccontarvi una storia. Si tratta infatti di una storia legata a un materiale che a me piace da matti. Aprendo il grande libro dei minerali si trova sotto la voce della zoisite e la sua varietà gemma si chiama anche tanzanite. Un minerale di un colore violastro, tendenzialmente verso il blu-azzurro. Più lo guardate e più vi innamorerete, fidatevi. Io sono Matteo Berto e di lavoro taglio gemme, cerco i grezzi lungo i fiumi e faccio il prospettore. Mi sono procurato, direttamente dall'Indonesia, il materiale che più si avvicina, sotto forma di qualità, alla tanzanite naturale. Infatti ho ordinato dei materiali sintetici. E soprattutto questi materiali vado a tagliarne veramente poco poco. Gli errori si pagano e sono di solito molto costosi, un po' meno con i materiali sintetici. I quali vi consiglio anche voi, steste provando a tagliare delle gemme e in particolare i loro grezzi reattivi costano veramente una follia. La tanzanite è uno di quelli, il grezzo naturale di tanzanite costa veramente caro e gli errori si pagano moltissimo. In questo video andrò quindi a illustrarvi alcune delle prime gemme che ho tagliato dalla tanzanite sintetica, cercando di imitare il più possibile quelle che avete visto all'inizio, naturali in gioielleria. La sfaccettatura è un'arte, ma se foste curiosi di provare anche voi una sessione di taglio e di conseguenza collezionare la vostra prima gemma con me, non esitate a contattarmi per mail, trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione al video. Tagliare gemme è iniziato come un hobby e adesso via via, una faccetta alla volta, sta diventando il mio lavoro. Taglio sia minerali naturali sia minerali artificiali, detti anche sintetici. Spesso e volentieri mi trovo a trovare lungo i fiumi italiani anche dei vetri, dei comuni materiali artificiali, magari dei rifiuti, taglio anche quelli. Non ho difficoltà quindi a tagliare materiali di diverso genere, ma l'obiettivo è sempre quello di riuscire a ricavare da un materiale grezzo la più bella gemma possibile per adornare al massimo un gioiello esclusivo. Abbiamo concluso la parte inferiore di questa gemma, chiamata anche padiglione. Stiamo eseguendo un taglio smeraldo, un taglio che di solito enfatizza il colore. Ma fermiamoci un momento, torniamo indietro e andiamo a analizzare meglio questo materiale sintetico. Quanto effettivamente si avvicina alla tanzanite naturale? Ecco, eseguiamo lo striscio su questa ceramica. Ho già spiegato come si utilizza anche in altri video. Uno striscio di color bianco. La durezza analizzata varia tra il 6 e il 7 e secondo il grande libro dei minerali siamo abbastanza vicini effettivamente alla tanzanite naturale. Vedremo in futuro l'ottica che cosa ci dice. Ora però riprendiamo la nostra gemma, la quale ho trasferito, e andiamo a tagliare, a sfaccettare la parte superiore, la corona. Il materiale è un materiale molto interessante per il taglio, nell'ottica in futuro di sfaccettare anche quello naturale, una tanzanite naturale, ma con l'ottica ovviamente e l'esperienza accumulata grazie al taglio di queste gemme in questo video per esempio. Infatti la sfaccettatura, come potete notare, è un'arte.
Ci vuole molta esperienza, molta competenza, ma queste entrambe si acquisiscono con la pratica. Non bisogna quindi, a mio parere, essere inflessibili per quanto riguarda i materiali, piuttosto cercare la bellezza, creare la bellezza e soprattutto cercare di tenere la maggior precisione possibile. Dopo la prima gemma che ho tagliato con questo materiale che cerca di imitare la tanzanite naturale, chiamato anche tanzanite sintetica, ecco che è ora di tagliarne molte altre, perché la sfaccettatura dopo la prima gemma, quando trovate delle caratteristiche e delle qualità eccezionali o materiale, vi porta a tagliare altre gemme, con altre qualità, con altre faccette, con altri design, per cercare di enfatizzare quanto più possibile i giochi di colori al proprio interno, i riflessi. E questa è la seconda nata. Guardate che fantastica gemma. Particolarmente grande, magari per una collana, un ciondolo. Questo materiale, devo dire la verità, anche se è prodotto all'uomo, si difende veramente molto da quello naturale. Non è assa cosa, però trovo che sia comunque bellissimo. Questa invece è la terza gemma nata. Guardate, un taglio Trillion, particolarmente brillante. Ci sono anche dei riflessi se ricercate color porpora. Immagino che vi accompagnerò di nuovo nel mio laboratorio di sfaccettatura anche in futuro, con materiali alquanto strani, come in questo video. Andremo soprattutto successivamente in futuro a cercare di capire quanto questo materiale si avvicina a quello naturale. In ogni caso, rimanete sintonizzati su questo canale per ulteriori video e andate a vedervi tutti quelli passati, nel momento in cui foste interessati al fantastico libro dei minerali.